dopo 9 mesi dal mio primo video sono finalmente arrivato alla cifra dei 10.000 iscritti. E come promesso, questo è lo speciale. Buona visione! Salve gente, io sono Nicknet. Sì, lo so, vi aspettavate qualcuno con una faccia un po' più bella di questa cosa terrificante, però vabbè dai, non è poi così orribile. Più o meno. A parte gli scherzi, sì. Questo sono io, nella mia stanza fantastica, sulla mia sedia. Questo è il microfono, se ve lo stavate chiedendo, sì, un po'... si vede poco. Eccolo qui. Ma ora con calma, state tranquilli che vi faccio vedere tutto anche con la postazione. Ma prima, aspettate un attimo, perché voi adesso mi vedete così, ma poi per il resto dei video immagino che mi vedreste così. Ecco, perfetto, con le cuffie. Adesso però me le devo già togliere, che sennò non riesco a fare nulla. Quindi adesso, per inquadrare tutta la postazione, userò la telecamera del computer, che è là sopra, tra l'altro nuova, arrivata oggi. Avevo anche pensato di utilizzare il telefono, però poi magari veniva un po' brutto, un po' sia il video sia l'audio, quindi ho preferito utilizzare la webcam normale e il microfono. Ok, perfetto, questo è il massimo che riesco a fare per un'inquadratura panoramica, poi il filo non ci arriva, però vi faccio vedere le cose nel dettaglio che è meglio. Ah, e non ve l'ho ancora detto, 10.000 grazie per i 10.000 iscritti, per forza. Allora, io inizierei dalla tastiera, che è una Black Widow della Razer, con i colori customizzati da me. Infatti qui c'è anche la bandiera dell'Italia, bellissima. Poi questo qui è il tappetino, che come si può ben vedere c'è qui la luce, bella blu, poi si va di qua e si spegne, cioè non ho ben capito perché fa sta cosa qui, a quanto pare col tempo un po' la luce se n'è andata. Poi il mouse, che è un Logitech G502 Hero, che è molto comodo, poi pieno di tasti, vabbè, due laterali, poi qua ne ho un altro che non serve a niente, poi questi due sono per la sensibilità, e poi alla rotella quella bella. Quella che fa così, va tutta veloce. Poi faccio così, si sente il suono fantastico. Che voi non lo sentirete perché il microfono è lontano, ma dettagli. Poi questo qui è il monitor principale della Asus. E poi il monitor secondario, che non so neanche se si vede perché ho chiuso OBS per farvi vedere meglio. Che ho messo uno sfondo che praticamente quando c'è un suono, la riga che c'è qui poi si alza e io vedo tutti i suoni, molto bello. Anche se poi vabbè ci tengo Discord oppure OBS appunto. Passando al PC in sé. Ah, poi tra l'altro qui c'è una lampada con Rex Lapis o John Link di Genshin Impact, regalata da Earthquake, attenzione, mi sembra per il compleanno, non lo so, boh. Quindi appunto, passando al computer, eccolo qui, ho aperto così non si vede il riflesso. Intanto questo computer purtroppo ha solamente un i3, così, e invece come scheda grafica ha una RTX 2060. Invece la RAM mi sembra che fosse da 16 GB, se non ricordo male, speriamo. E con questo computer, bene o male, riesco a fare 100 fps un po' in tutti i giochi, anche con la grafica abbastanza alta. Poi ci sono sempre le ottimizzazioni varie, come ad esempio Minecraft con le mod di Fabric e così. Intanto sotto il monitor abbiamo delle cose molto professionali, prese direttamente dall'ovetto Kinder, attenzione. Là sotto invece abbiamo un action figure di Robonia. E poi qui vabbè c'è il telecomando, che sarebbe del secondo monitor, che è vero, non vi ho ancora detto che sarebbe il televisore della cucina, quello vecchio, ma lasciamo stare. E poi sopra il computer ci sono tante belle cose. Intanto questo qui è il telecomando per la lampada. Poi questi bellissimi Angry Birds qui in tema Star Wars, che ce li ho fin da quando sono piccolo, ho deciso di piazzarli qui perché mi piacciono un sacco. Ce ne sono altri anche là dietro. Questo qui invece è un Pokémon fatto a mano, bellissimo. Qui invece abbiamo un Carvana, preso direttamente a Madrid, attenzione, e Alex, che è così, guarda il panorama. Ah, e poi là dietro si vedono i bellissimi cavi. E con questo dovrebbe essere tutto per la postazione, e anche per la mia faccia, che questa è, non ci posso fare molto. Spero che questo video vi sia piaciuto, comunque d'ora in poi moltissimi video li farò con la webcam perché è più bello, e ovviamente anche le live. Io vi consiglierei di lasciare un bel mi piace, di condividere il video, magari anche di commentare se volete. E quindi noi ci rivediamo in un prossimo video, ancora grazie, eh? Addio!